continuiamo con le nostre interviste e adesso siamo saliti sempre più su, infatti Gianni inquadra lo spettacolo che si vede da qua sopra e abbiamo incontrato Rocco. Rocco da? Torino. Addirittura da Torino. Rocco, ma tu sei qui in vacanza, sei per movimento? No, sei sono venuto apposta. Per il movimento, ma tu sono fai parte apposta, del no, movimento? No, assolutamente no, però è una cosa che mi ha coinvolto e ho cercato di coinvolgere facendoli, tra virgolette, anche odiare dalle persone che conosco, insomma. E che cosa ti aspetti dalla giornata di oggi, anzi di questi tre giorni e dal movimento in sé? Ma non mi aspetto... Da curioso, perché da quando abbiamo capito sei un curioso. Allora, no, io sono già un convinto, non sono un curioso del movimento. Sono convinto delle idee del movimento, di quello che sta portando avanti e più che aspettarmi qualcosa del movimento... Mi aspetto qualcosa dagli italiani che si sono fatti. È la risposta che volevamo sentire. Ecco, cioè voglio dire, più che la risposta dagli italiani è la cosa più importante, dalle persone, dal singolo, sì, dall'uno vale sì. Uno, partire sì, dal sì. Basso, e oggi qui partiamo dal basso. Certo, certo, certo. Infatti la gente deve incominciare a convincersi, indipendentemente da chi vota, di seguire, questa è la mia personale idea, di seguire il rappresentante che tu hai votato per rappresentare, per difendere i tuoi interessi. Perché e questo come lo dice puoi fare Beppe, solo quando tu illumini il ladro, lui smette di rubare. Devi seguirlo passo passo, devi vedere che cosa prova, le leggi che prova, le cose che fa, così ti rendi conto per la volta successiva se ridargli o meno il voto. Parte perché solo partecipando. Noi contiamo su massimo due legislature, quindi non carriera politica soprattutto. Questo vale per chi segue un partito, che insomma, si deve convincere del fatto di essere lui, di non incominciare a non delegare più le persone che facciano il tuo. Cioè i tuoi interessi, devi delegare qualcuno, ma allo stesso tempo devi. Ringraziamo devi Rocco dietro. Per l'intervista. Grazie. E un saluto sempre da Circo Massimo.